A Gorizia partirà il 16 e andrà avanti fino al 25 luglio la 28esima edizione del premio Amidei. Ne parliamo con Maria Pia Comanda, responsabile artistica insieme a Roy Menarini. Ciao Maria Pia. Ciao Deborah. Allora, intanto cominciamo a dire che il premio Amidei è dedicato appunto alla memoria del grandissimo sceneggiatore italiano, alla sceneggiatura. Vuoi raccontare un po' tu quali sono le cose, diciamo, che si riconfermano in questa 28esima edizione, invece quali sono le novità? Sì, il premio è alla 28esima edizione, è nato appunto per parlare di sceneggiatura in memoria di Sergio Amidei, questo grande padre del cinema italiano, tra i padri fondatori del neorealismo, autore di Roma città aperta e di altre opere fondamentali del nostro cinema. E nasce come un concorso alla migliore sceneggiatura, e anche oggi si mantiene questa sezione che porta in concorso anche quest'anno film italiani come Questioni di cuore dell'Archibugi, Vincere di Bellocchio, ma anche film europei come L'Onda. Oltre a questo, nel corso delle giornate dell'Amidei si affollano un insieme di sezioni che ruotano sempre intorno al concetto di scrittura cinematografica, ma in direzioni diverse. Quest'anno il tema è il tema delle esplorazioni sia dentro lo spazio della realtà, sia anche esplorazioni in mondi immaginari. Per esempio, c'è una sezione dedicata ai film sulla Luna prima dell'allunaggio del 1969, in cui presenteremo al pubblico opere di protofantascienza come le opere iniziali, il famoso Voyage dans la Lune di Méliès, sì, per arrivare poi fino alla sera proprio che si celebra l'allunaggio, il 20 luglio appunto proietteremo en plein air all'aperto 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, raccontando così come si era immaginato questo immaginario lunario prima che questo diventasse realtà. Questo è un tipo di esplorazioni, altre però sono le esplorazioni che noi andremo a ripercorrere. Una è molto importante, è per esempio quella che ha portato avanti Paul Schrader, che tra l'altro è il premio opera d'autore. Sì, che in passato è stato dato dall'Amidei a Ken Loach, a Chiarostami, a Bertrand Tavernier, a molti cineasti che in qualche modo hanno uno sguardo a 360 gradi sulla realtà, portano nel cinema una personalità d'autore compiuta e completa. Schrader in questo senso è una figura eccezionale perché, oltre che sceneggiatore, è a sua volta regista di film come American Gigolo. Porteremo il 22 luglio l'anteprima nazionale del suo ultimo film Adam Resurrected, presentato a Berlino quest'anno, e poi porteremo all'attenzione del pubblico anche alcuni film che Schrader ha analizzato come teorico e come studioso di cinema. Poi ho dato un'occhiata un po' al programma, che è veramente molto interessante, perché poi chiaramente non si potrà parlare di tutto. Dopo la fine daremo anche le indicazioni per gli ascoltatori che vorranno saperne qualcosa di più, però una cosa che volevo approfondire è la scrittura in difesa. Quindi c'è una parte del festival che è dedicata al racconto del rapporto tra i bambini e la guerra. Sì, la rappresentazione dell'infanzia in guerra, l'abbiamo chiamato la scrittura in trattino difesa, sì, sia perché parla dell'infanzia infranta dalla guerra, sia perché è un tipo di scrittura che vuole portare l'attenzione e ricordare la tragedia dell'infanzia coinvolta dalla guerra. Proietteremo film come Shusha di De Sica, L'infanzia di Iva di Tarkovsky, Giochi proibiti di René Clément. È una retrospettiva che ci è stata proposta dal maestro della critica Goffredo Fofi, che ogni anno viene all'Amidei. È una retrospettiva importante, quasi a prescindere dal cinema, direi. Tanti anche cortometraggi, e poi vedo anche una cosa di cui ultimamente mi sono occupata moltissimo, soprattutto nella trasmissione di Untracked, sia nel blog. Avete dedicato uno spazio alle produzioni indipendenti italiane. Sembra che ultimamente, anche con i tagli che ci sono stati al fondo
mondo per lo spettacolo, il cinema, sia destinato a crollare, è bello che anche un festival importante come il vostro dedichi spazio invece alle produzioni indipendenti. Vuoi parlarci un po' anche di questo? Spazio Off è un appuntamento che ormai sta diventando un appuntamento fisso del festival. È nato lo scorso anno quando ci siamo occupati di questo cinema invisibile, che però è un cinema importante, che si muove ai margini del circuito distributivo e della grande industria. Tra i film di cui parleremo c'è Pranzo di Ferragosto, che è un piccolo film indipendente che ha avuto molto consenso, riconoscimento di critica e di pubblico, però ci sono anche altri film come Mar Nero, Il primo giorno d'inverno di Locatelli, c'è Un altro pianeta di Tummolini che sarà presente, c'è Fuga dal call center di Federico Rizzo che sarà presente il 23 luglio nell'incontro con il pubblico per presentare la sezione. Ci interessa dare spazio e voce a possibilità di cinema diverse, come sono queste in cui i mezzi economici non sono molti, eppure tuttavia si riesce a realizzare una proposta interessante, originale, che ci sembra meriti di essere seguita e valorizzata. L'ultima cosa che voglio accennare è che ci sarà anche uno spazio dedicato ai documentari sugli sceneggiatori, che ovviamente è una cosa che non poteva mancare. Questa è una cosa che mi sta molto a cuore, perché è davvero il centro dell'idea del festival, il ruolo dello sceneggiatore e della scrittura. Proporremo al pubblico i documentari che sono stati realizzati su alcuni sceneggiatori del cinema italiano, e sono stati realizzati da altri grandi autori che in qualche modo attraverso questi documentari riconoscono in queste figure delle lezioni di cinema importanti. Il programma completo poi si può trovare su amidei.com, ma la cosa che mi piace ricordare è che il 17 luglio ci sarà a discutere di sceneggiatori e di sceneggiature in Italia ieri e oggi, insieme a Ettore Scola, che ha dedicato un documentario a Sergio Amidei, appunto documentario che vedremo, insieme a Franco Giraldi, altro regista che ha dedicato un documentario allo sceneggiatore Pinelli. Ci sarà anche Daniela Ceselli, che invece è una giovane sceneggiatrice di Vincere, per esempio, di Bellocchio. Ecco, tra le lezioni, i maestri della passata generazione, la vecchia guardia del cinema, e invece una sceneggiatrice più giovane, vorremmo che si instaurasse un dialogo, un discorso proprio che metta a confronto passato e presente, e speriamo di poter offrire così spunti di interesse e di riflessione a chi sarà in sala con noi a parlarne. Allora io invito tutti i nostri ascoltatori ad andarsi a vedere il programma di questo bellissimo festival dedicato alla sceneggiatura sul sito www.amidei.com. Invito tutti ad andare a vedere questo festival, che so che si aprirà proprio giovedì con un film dedicato ai bambini, perché ci sarà la proiezione di Ponio sulla scogliera di Miyazaki, che tra l'altro io sono andata a vedere e ho adorato, quindi apprezzo moltissimo anche questa scelta. Dal 16 al 25 luglio a Gorizia. Maria Pia Comando, ti ringrazio tantissimo. Se vuoi fare un saluto agli ascoltatori di Untracht. Vi saluto, vi aspetto e speriamo ci siano altre occasioni di riparlarci. Untracht.